maglia del Milan è la cosa più bella del mondo. Comunque siamo oggi su tutti i regali del mio compleanno, perché sì, ho fatto il compleanno tipo 24 anni, tipo che mi sento vecchio, e tipo che me li sono comprati praticamente io, però la maggior, una buona parte me l'ha regalata una singola persona, quindi mi è andato di culo. E alcuni l'ho comprati un po' prima, tipo questo l'ho comprato un po' prima, pagata tipo pochissimo, non lo dico perché fa ridere quanto l'ho pagata, ed è bella. Potevo scegliere soltanto uno dei lotto, vabbè, non ci azzecca niente come lotto. È la maglia più sfigata al mondo perché mi ci sono infortunato, sì, mi sono tipo spaccato il ginocchio di recente. E mettiamo da parte la maglia del Milan. E poi questo, no, questo no, no, non c'entra niente, no, ok. Quindi, cosa mi hanno regalato? Allora, ci togliamo innanzitutto le stronzate. Dovrebbe essere tipo quindi un unboxing del compleanno. Non lo so, però lo scriverò così, chi se ne frega. Allora, qui abbiamo delle cuffie, che in realtà non so che regalo siano. Cioè, nel senso, non era un regalo. Me le ha fatte una mia amica e le volevo mettere nel video, quindi chi se ne frega. Sono delle cuffie, sono belle. Sono verdi. Cioè, niente di speciale, sono delle cuffie, quindi grazie. Però non era per il mio compleanno, quindi ok, non lo so più. Ok, poi mi sono comprato un power bank. Voi direte che regalo è? Non lo so, poi non l'avevo neanche avuto, quindi un power bank per caricare le cose. Cinesissimo, va bene così. Yobon. Poi abbiamo l'orologio. Ah, l'orologio è un pezzo pregiato. Questo è un regalo di compleanno baronastico, sempre dalla stessa amica delle cuffie. Ciao. Questo è il coso per caricarlo, ma non importa a nessuno. Cosa può fare? Beh, è un orologio spento. È un orologio spento. E cosa può fare? È un orologio digitale, quindi ora digitale più qualche skills. Tipo che cosa fa? Conta i passi, il battito cardiaco, quante ore sta in piedi, più se fai vari sport, soprattutto sport di movimento, ti riesce a calcolare quanto praticamente spendi in calorie e in energia, più i battiti e sempre queste cose qui. Poi sono tutte le cose connesse al telefono, quindi messaggi, sveglia, e chi più ne ha più ne metta praticamente. Ed è figo, appunto, così dovrebbe essere aperto. C'è questo tasto qui per che ho fatto, sta a fa cose, non le voglio fare, dico, non le voglio fare. Sono stronzo io, eh. Sono 2 volte stronzo io. Non me ne frega niente. Vabbè, devo ancora imparare ad utilizzarlo. Comunque, è così, ed è bello perché non ne ho mai utilizzato e ne sto usando adesso. Mi va a riempire lo spazio del polso, che è piccolo, quindi se ci metto una cosa sopra diventa più grande. Vabbè, questa è una cosa mia mentale, la turba, e chi se ne frega. Poi che cazzo ho avuto? Oh, certo, i libroni. Io già mi ero comprato Percy Jackson, quindi ho comprato anche Magnus Chase. Sono praticamente a 2 quarti, no, 2 quarti vuol dire metà, sono a 2 terzi. Ed è bello Magnus Chase, non vorrei farci una recensione perché ho intenzione di portarla quando lo finirò. Quindi, però, è bello ed è simile, però è ambientato nel mondo norrino Percy Jackson. E c'è sempre un semidio e vabbè, c'è una parentela fra Magnus Chase e uno dei personaggi, diciamo, principali di Percy. Però ne parlerò in futuro, quindi ok. Dopo, che cosa abbiamo? Vediamo qui. Ah, questo l'ha regalato sempre la stessa amica. Grazie. Praticamente questo qua è parecchio vecchio come libro, però dovrebbe parlare di cose spartane, quindi se si parla di storia a me di solito piacciono praticamente. E però l'autore è abbastanza noto, quindi presuppongo sia bello che un bestseller. Poi abbiamo, beh, questo è stato un pezzettino della casa, grande botta di culo, Stephen King, Stephen King, tipo molto molto bello, molto enorme, è gigantesco, un dizionario praticamente. Il capolavoro assoluto del re è un classico catturizzato in 3 generazioni, quindi versione classica, ce n'era una più carina, però questa è molto bella come copertina. Vabbè, tutti conoscono It, immagino, però magari ne parlerò se riuscirò mai a finirlo.
era un obbligo, me lo sono pagato sempre io, quindi sti cazzi, e vabbò. Che dire, è stato veloce, pensavo di avere più roba, quindi super orologione, sulla maglia del Milan c'è qualcosa da dire, tipo ho avuto 20 euro di regalo da spendere in giochi digitali online, però ne ho tipo utilizzato soltanto 10, di questi 10 soltanto 5 euro praticamente, perché non c'era un cazzo di sconto, mi sa che devo aspettare Natale, e mi sono scaricato Saints Row 2, che è tipo GTA. E direi che è tutto qui per i miei regali, che ho fatto al compleanno, mega pizzone, e poi ho festeggiato l'onomastico 2 giorni dopo, perché è 2 giorni dopo il mio onomastico, con i Friends, ho offerto io, pochissimo, ho offerto una roba così. Però intanto l'offerta, perché io non offro mai niente, quindi dai. Avevo dimenticato che dovevo fare il video con questo. Cioè, era pure il regalo, è praticamente un microfono che lo metti così, sembra un pene gigantesco, una cosa assurda. E niente, c'è un programma per praticamente utilizzarlo sul PC e dovrebbe facilitarmi l'audio, che a volte non si sente, dovrebbe essere utile soprattutto nei videogiochi, comunque. Sempre la stessa amica, dovrei nominarla, però non voglio fare. È un segreto, è un segreto. Non serve, lasciamo perdere. E niente, ora sono tutti regali. E mi sono appena accorto che ho praticamente la stessa. C'avevo sto maglione quando. Vabbè, a parte che è il mio maglione preferito. Ah, ho comprato dei vestiti, valgono come regali di Natale? Vabbè. No, che Natale, mio compleanno. Ci sto a capire un cazzo, Madonna. Periodo di merda, raga, perché sto facendo un corso, è un casino. Comunque, avevo questa il giorno del mio onomastico. Infatti, ho fatto le foto con questa. Andate su Instagram. Vabbè, ho chiuso. Bella.